Allora Giulio, prima di tutto grazie per il tempo che ci dedichi, so che sei impegnato sul set in questi giorni, quindi grazie mille. E siamo qui per parlare della seconda stagione di Christian. Io ho avuto modo di vedere i primi due episodi e devo dire che sebbene questa serie sia bellissima per tutti i personaggi che ha, ho un debole per il biondo perché trovo che sia qualcosa di completamente diverso, no? È un personaggio quasi metafisico. Allora, è una domanda un po' banale, ma quanto ci si diverte a poter interpretare un personaggio come quello del biondo? E ci si diverte tantissimo, soprattutto io mi diverto tantissimo a lavorare con Stefano Lodovichi, cioè, nel senso, credo che il biondo non sarebbe riuscito in questa maniera senza la scrittura di Valerio, ma senza il modo in cui Stefano predispone e mette gli attori sul set. Con Stefano poi avevi già lavorato, giusto, nel Cacciatore, anche lì avevate dato vita a un altro personaggio interessante. Allora, volevo sapere che tipo di guida è, cioè un personaggio come quello di Mico Farinella, come quello del Biondo, che ovviamente nasce in scrittura, poi lo sviluppate insieme o lui ti lascia lo spazio per trovare la tua cifra? No, è tutte e due le cose. È un'estrema libertà che tu hai nell'atto creativo e poi lui è molto bravo a dosare, a modulare, a farti uscire quel pensiero lì, quella cosa lì che deve essere molto forte, molto marcata, ma nella sua misura. Perché sono due personaggi che possono correre il rischio di eccedere, quindi di risultare un po' troppo o un po' troppo poco. Quindi non è facile per quei due personaggi. La cosa importante era riuscire a non andare oltre. Io sono un attore che tende a dare tantissimo, tanto poi a levare. Più facile. E Stefano è molto bravo a ricamare, a prenderti per mano e a portarti lì. C'è un aspetto ovviamente legato all'estetica di questo personaggio che è molto forte, i capelli, i costumi. Ovviamente anche quello nasce sia in scrittura ma anche dal lavoro poi di costumista e truccatrice. Ma tu poi quando vesti quei panni hai delle ispirazioni, pensi a dei personaggi o degli attori che ti hanno preceduto e che possono magari indicarti un po' la via per anche una postura, no? Questo è un personaggio che ha un'estrema sicurezza di sé, ha quell'ironia. Ma poi anche quella profondità, perché appunto Christian è una serie che parla di tantissimi temi profondi, però poi c'è sempre quel tema dell'ironia. Penso io, appunto, ho visto i primi due episodi e il tuo personaggio, insomma, ci regala delle perle anche con solo una battuta. Sì, è divertente molto. No, ma no, non tendo mai a ispirarmi a un lavoro che è già stato fatto per il semplice fatto che è già stato fatto. Quindi cerco sempre di portare nel mio qualcosa di originale che sento e che immagino. Di solito i riferimenti io li vado a prendere a qualcosa che appartiene a me. Del tutto reale, a personaggi reali, o a situazioni reali, e lì torna la bravura del regista che riesce a darti gli elementi per poter poi far fiorire quel ricordo lì o quell'immagine lì. In questa seconda stagione al centro c'è il tema dell'utopia, tra virgolette, coatta, un'utopia fatta di uguaglianza, condivisione, rispetto degli altri. Perché secondo te questi elementi che dovrebbero essere alla base in realtà di una società civile sono utopici? Ma oggi come oggi ancora di più. Ah, utopici perché per non so quale motivo, eventualmente, cioè, sono tanti, il mondo, la civiltà sta andando verso un'altra direzione che è totalmente opposta. Quindi io adesso non so quali siano le cause scatenanti e cosa in questo pacchetto di elementi contenga la Golden Keys, cioè, non saprei dire. Però sì, è estremamente favolistico pensare a una civiltà di stampo come quella che si vuole creare in Christian 2.
La prima stagione ha avuto un grande successo. Volevo sapere se avevi avuto modo poi di avere anche da parte del pubblico delle reazioni, se sei stato fermato, no? C'è quel bellissimo, l'ultimo episodio in cui hai quell'incontro ai fornelli con Edoardo Pesce. Volevo sapere se appunto ti è capitato poi di confrontarti con il pubblico una volta che l'hanno visto su Sky. Molti ristoratori mi hanno offerto. No, allora, sì, quei pochi che mi riconoscono, sì, perché io nel biondo sono davvero il biondo completamente. Non do tanti riferimenti per essere riconosciuto, diciamo. Poi ha quell'immagine finale che è molto forte, chiunque poi lega il personaggio a me, alla serie. Devo dire che è arrivata molto forte questa partecipazione. Sono molto contento. Ho letto che tu vieni da una famiglia di esercenti dello spettacolo itineranti, no? Tu hai girato l'Italia, l'Europa e hai avuto un'infanzia un po' anomala, no? Diciamo, non molto statica. Però mi domandavo se questo continuo cambiare, no? Che poi è alla base anche del mestiere dell'attore, ti è tornato utile quando poi ti sei ritrovato a fare questo mestiere, cioè questo continuo doversi reinventare in qualche modo, se ti ha aiutato quando poi sei diventato attore? Sì, in generale mi ha aiutato nella vita, per quanto riguarda il mestiere, poi è stato un po' un personale centro sperimentale di cinematografia. È una vita che ti mette in contatto con mille situazioni, mille persone diverse, ti obbliga a dover capire come introdursi in un ambiente, in un paese diverso, che ha usi e costumi differenti. Quindi io credo che quello dell'esercente spettacolo viaggiante, giostraio, è il mestiere che più mi ha insegnato, più di qualsiasi scuola, più di qualsiasi corso, perché si arriva da stranieri, appunto, devi entrare in tutte le situazioni con estremo rispetto e attenzione. Te lo ricordi il primo giorno sul set? Le emozioni che provavi? Sì, me lo ricordo molto bene perché il primo giorno di set su Christian, diciamo, No, parliamo, in realtà il giusto? tuo primo giorno di set da Ah, uff, attore, Mare Piccolo. sì. In Mar Piccolo, sì, il primo giorno, lo ricordo perfettamente. Era lì per lì, io ero in una bolla, non stavo assolutamente capendo un cazzo di quello che stava succedendo intorno a me. Cioè, mi sono ritrovato catapultato dall'oggi al domani. Su un set, questa macchina enorme, anche se era un film piccolo, comunque Marco Donati aveva messo a disposizione tutto ciò che serviva per fare un ottimo film cinematografico e non capivo nulla. Mi sono ritrovato al centro della mia città con la prima scena che era il furto di un'automobile e io, come dire, mi sono sempre trovato a estremo agio, cioè a mio agio sul set, non ho mai dovuto rompere il ghiaccio. Tu sei uno di quegli attori che si rivede, perché una volta mi ricordo che ho intervistato Tommaso Ragno e mi ha detto: ci sono due tipi di persone, due tipi di attori, chi si rivede e chi mente. No, a me dà estremamente fastidio vedermi, io non mi Davvero? piaccio, è un problema, Ma purtroppo, perché però. vorresti cambiare? Perché ti, appunto, non so, io ad esempio ho un problema con la mia voce, quando mi capita di risentire un'intervista penso che sia troppo nasale, mi dà fastidio. Cos'è invece che a te, appunto, crea questo problema? Sì, più o meno le stesse cose, anche questo. Io poi mi rivedo, anche perché mi serve rivedermi. Quasi mai, a meno che non mi serve perché tecnicamente ho bisogno di qualche indicazione su posizioni o altro, quindi evito, però faccio molta fatica a rivedermi, cioè, c'è poco da fare, anche quando sono totalmente diverso, tipo il biondo, Mico Farinella, però faccio un po' di fatica, sì, diciamo, non è che smanio nel vedere l'ora di rivedermi. Ok, adesso appunto so che sei su un set, mi puoi raccontare qualcosa di quello che stai facendo o ancora è top secret? Molto top secret. Allora evitiamo, se no ti metto nei guai.
No, non saprei davvero cosa dirti, se non che è una serie TV Rai che ha la regia di Giuseppe Bonito e uscirà nel 2024. Bene, e invece ti conosco anche come protagonista di un paio di videoclip di Franco 126, che è un artista che a me piace molto, e volevo sapere se invece la musica è un elemento per te importante quando costruisci un personaggio, se magari appunto ti crei delle playlist che pensi possano aiutarti a entrare in quell'atmosfera, in quel mondo lì. Sì, uso tanto la musica come strumento di conduzione. È vero, su Il Cacciatore mi ricordo che Mico Farinella aveva una playlist e una delle prime canzoni era Sultan of Swings. E sì, mi aiuta a entrare in quel mood lì. Sì, uso tantissimo la musica. E invece da spettatore, qual è il cinema che ti ha formato? Ci sono dei registi, dei generi che fin da ragazzo hai amato e che magari ti hanno appunto influenzato anche come attore? Quanto riguarda mia madre, era una cannibale di cinema ai tempi quando noi stavamo. Io ho vissuto praticamente tutta l'infanzia, l'ho passata in Grecia e non c'era la possibilità di andare al cinema. Però mi ricordo questi scatoloni di VHS che mia madre ogni sera a ripetizione si vedeva, e tra i titoli che andavano di più c'era tutto Francis Ford Coppola, quindi c'era Scorsese. Io mi ricordo che piccolissimo vidi Mean Streets, tutto il Padrino, c'era Una volta in America. Invece per quanto riguarda gli italiani, sicuramente il mio film di riferimento è sempre stato Nuovo Cinema Paradiso, così come c'era Una volta in America. Cioè, diciamo che quelli sono i film che mi hanno fatto innamorare del cinema. Cioè, semmai ho pensato, un giorno vorrò fare l'attore per quei film lì. E, tu invece hai anche un passato da calciatore, no? Da adolescente, insomma, c'è stato un infortunio che poi ha cambiato il corso della tua vita, ma il cinema sportivo ti piace? Sei uno che si appassiona a quelle storie cinematografiche? Allora sì, molto, è difficilissimo farlo. È vero? Noi quest'estate abbiamo provato a farlo, io ho fatto questo film che si chiama Doppio Passo, che è un'opera prima di Lorenzo Borghini, che ha tra gli attori principali Giordano De Plano, Valerio Villello, Grandissimo. Fabrizio Ferracane, Lorenzo Dorni, Bebo Storti, quindi c'è davvero un bel cast. È un film piccolo, ma che non è per nulla piccolo, diciamo, poi alla fine, ed è la storia di un calciatore che ha militato sempre nella Serie C, che al termine della sua carriera riesce a portare la sua squadra in Serie B e poi ci sarà il film. Però sì, è un cinema che mi piace, sono molto affezionato a Fuga per la Vittoria, ma anche a serie documentaristiche tipo The Last Dance. È difficile trasporre, per esempio, il calcio credo che sia la cosa più difficile da fare al cinema. E forse proprio Fuga per la Vittoria ci sono riusciti, forse solo lì. E hai detto appunto che il film è girato da un regista esordiente. Ti piace lavorare con registi che per la prima volta debuttano al lungometraggio? Credi che ci sia, non lo so, un'energia differente, una possibilità di sperimentare che magari i film con un budget un po' più grande non hanno? A me le opere prime piacciono per due motivi. Uno, perché di solito quando un giovane regista riesce e arriva a poter fare un film è perché ne ha passate tantissime, ha aspettato tantissimo tempo e il più delle volte racconta qualcosa di estremamente vicino a sé o qualcosa che ha avuto modo di studiare tanto. E credo che siano gli elementi fondamentali. Meriterebbero degli aiuti in più tutti i giovani registi che si affacciano a un'opera prima, perché spesso girano in condizioni che non sono giuste. Noi abbiamo girato un film, questo Doppio Passo è costato forse neanche 500.000 euro, e girare un film in 4 settimane
tra il Covid e tutte le altre cose non è assolutamente semplice. Quindi sicuramente l'avrebbero potuto aiutare molto di più, però già tanto che è riuscito a farlo e arrivare su. Quindi sì, a me piacciono le opere prime, spero che si riesca a dare sempre maggiore aiuto però ai giovani registi. Tu hai scritto un romanzo qualche tempo fa, Il figlio delle rane. Avevo letto che c'era l'intenzione di farlo diventare un documentario, ma avevo letto che avevi anche un interesse nel raccontarlo, nel svilupparlo in una serie televisiva. È qualcosa alla quale stai lavorando, o è un sogno che speri, insomma, di poter realizzare nel futuro? No, è un sogno, era già un sogno con Marco Pellegrino con cui ho scritto il romanzo, riuscire a pubblicarlo. E lo abbiamo pubblicato con Bompiani 4-5 anni fa. Il secondo sogno l'abbiamo realizzato perché Ballandi ha acquisito il progetto documentaristico e l'ha fatto diventare una serie TV che uscirà a breve su Cili, che si chiama I Re del Luna Park ed è una serie documentaristica in 4 puntate. Bello. E speriamo di chiudere il cerchio con la serie TV che, come dire, sta camminando da sola, il progetto di scrittura è già a buon punto, stiamo trovando le misure. Diciamo che adesso ci concentriamo nella chiusura e nella divulgazione della serie documentaristica, poi ci Eh sì. concentriamo sulla serie. La scrittura ne fai parte anche tu della sceneggiatura? Sì, certo, è scritto sia il documentario che la serie TV, sarà scritta da me, Marco Pellegrino, e poi diciamo ci associeremo ad altri sceneggiatori. Molto bello. E ti faccio un'ultima domanda, che è quella con la quale noi solitamente chiudiamo le nostre interviste. Ti chiedo di consigliare un film ai nostri lettori, che sia il tuo film preferito, un grande classico, l'ultimo film che hai visto, un film che ami e che pensi di conoscere solo tu. Qualsiasi cosa ti passi per la testa che vorresti condividere. Uno. Uno, due, quello che vuoi, una serie, insomma, anche appunto l'ultima cosa che ti ha appassionato, che hai visto al cinema. Allora, io l'ultimo film che ho visto al cinema mi è piaciuto tantissimo è il film di Valeria Bruni Tedeschi. Se qualcuno l'ha perso, lo consiglio perché trovo sia molto, molto vero, genuino, girato bene, recitato benissimo. Poi, non credo che possa consigliare di rivedervi i ragazzi della 57esima Perché no? Magari qualcuno non l'ha visto e che ho visto. Beh, grazie a allora te sono quello è Rusty il selvaggio, perché sono gli ultimi due che ho recuperato. bellissime scelte. Ti ringrazio tantissimo, Giulio, per il tuo tempo e complimenti per il biondo. Grazie. Grazie, grazie infinite. Ciao.